Sono passati 80 anni, la vita di un solo uomo, quindi possiamo lavorare di memoria e ricordare che c'è stato un momento 80 anni fa quando il capitalismo impazzisce e improvvisamente un paese grandissimo chiamato l'America si trova in ginocchio. È il 29 ottobre 1929, martedì nero, Black Tuesday, il giorno della catastrofe, l'impatto con l'iceberg, il naufragio. Crolla Wall Street, la borsa di New York va a picco. Le azioni, le obbligazioni sono catastrofiche, i finanzieri si gettano dei grattacieli e l'ala della povertà si stende rapidamente, impietosamente sulla grande America. Da un giorno all'altro 30-40% della popolazione si trova senza lavoro, senza futuro, senza speranza, senza niente, miserabile, povera. Povera come era abituata a essere povera solamente la gente nera. E quel giorno, in quel paese sconfinato e disperato, Jack Kerouac aveva 7 anni. Ferlinghetti ne aveva 10, William Burroughs ne aveva 17, Allen Ginsberg ne aveva 3 e Gregory Corso sarebbe nato l'anno dopo. I poeti che con la loro immaginazione hanno fatto una rivolta, hanno iniziato una rivolta contro la società conformista degli anni 50, vengono da questa America senza speranza. Guardiamo allora questo grande paese, guardiamo le sue strade polverose, assolate, sentiamo il freddo intollerabile del suo inverno, sentiamo il caldo feroce e atroce della prima estate di fame, di sete, e vediamo famiglie, ragazzi, bambini, padri, madri, che lasciano le città, lasciano le loro case e cominciano a vagare per la strada della campagna alla ricerca di un lavoro qualsiasi, un mezzo dollaro, un pezzo di pane, una ciotola di minestra, una preghiera a tavola davanti alla carità di un po' di cibo. E nasce così in un pianto senza lacrima la musica della povera gente. Sono un gruppo di amici, molti sono amici tra di loro, sono anticonformisti sicuramente, sono pacifisti molti di loro, anche se hanno fatto la guerra, forse per quello che sono diventati pacifisti, sono intellettuali, sono poeti, scrittori, pittori, sono sognatori, eppure sono realisti, però hanno dei grandi sogni. Era un momento in America che l'America era in mezzo, eravamo tutti in mezzo alla guerra fredda, da una parte gli Stati Uniti, dall'altra parte l'Unione Sovietica. E le spie venivano dal freddo, si moriva per spionaggio, con la sedia elettrica in America e con il plotone di esecuzione della sotterranea di Lubyanka a Mosca. E un giornalista del San Francisco Chronicle, un giornalista ebreo, che si chiama Herb Kayan, gli hanno chiesto di scrivere un articolo su questo gruppo di scrittori, di questi intellettuali, questi nuovi personaggi. E lui non si sa bene se l'ha fatto per cattiveria o per divertire i suoi lettori. Lui ha cercato di avvicinare tutto questo gruppo vicino all'odiato comunismo, e ha cercato di dare che l'America rifiutasse in qualche modo questi scrittori e poeti e intellettuali. In quel momento l'Unione Sovietica aveva vinto la corsa a mettere il primo satellite in orbita. E questa satellite si chiamava Sputnik. Lui, per
fare bella figura, chissà perché, ha chiamato questo gruppo di scrittori i Beatniks. Sono diversi, diversi da tutti noi. Si vestono in modo diverso, si pettinano in modo diverso. Alcuni non si pettinano neanche. Forse dormono nei cimiteri. Odiano, odiano totalmente l'ostentazione del denaro. E non ci credono al sogno americano e disprezzano il denaro, la ricchezza. Anche perché, avendo vissuto il 29, sanno che è una cosa molto effimera. Non sanno cosa farsene di questa società e non sanno cosa farsene di questa felicità. Loro vedono un'altra realtà. È una realtà che forse solamente loro vedono in quel momento. Loro vogliono usare parole nuove per raccontare questo mondo. Vogliono usare parole nuove per... parole che non si dovrebbe usare, ma loro li usano lo stesso e scrivono come non aveva mai scritto nessuno negli Stati Uniti. La loro America è un'America differente. Loro vedevano un'America sofferente, ma la loro America è un'America diversa. La loro America è un'America, è un'altra America. La loro America è una nuova America. Questa è l'America di Allen Ginsberg. America, ti ho dato tutto e ora non sono nulla. America, $2.27, 17 gennaio 56. Non posso sopportare la mia mente, America, quando finiremo la guerra umana? Va a farti fottere la tua bomba atomica. Non sto bene, non mi seccare. Non scriverò la poesia finché non avrò la mente a posto. America, quando sarai angelica? Quando ti toglierai i vestiti, quando ti guarderai attraverso la tomba, quando sarai degno del tuo milione di trotskisti, America, perché le tue biblioteche sono piene di lacrime? America, dopo tutto siamo tu e Dio a essere perfetti, non il mondo vicino. Il tuo macchinario è troppo per me. Mi hai fatto voler diventare un santo. Deve esserci qualche altro modo di risolvere questo argomento. Barras è a Tangere. E non credo che tornerai, è una cosa sinistra. Sei tu a essere sinistro, o si tratta di qualche scherzo pratico? Mi rifiuto di rinunciare alla mia ossessione. America, smetti di spingermi su quello che sto facendo. Ho fumato marijuana ogni volta che ho potuto. Quando vado a Chinatown mi ubriaco e non mi faccio mai scoppare. Mi sono deciso, ci saranno guai. Lo psicanalista dice che sono perfettamente a posto. Non dirò le preghiere del Signore. Ho visioni mistiche, vibrazioni cosmiche. Sto parlando a te. Lascerai che la tua vita emotiva sia guidata dalla rivista Time? Io sono ossessionato dalla rivista Time. La leggo tutte le settimane. Non fa che parlarmi di responsabilità. Gli industriali sono seri. I produttori di cinema sono seri, tutti sono seri tranne me. La mia ambizione è di essere presidente nonostante il fatto che sono cattolico. America, Sacco e Vanzetti non devono morire. America, tu in realtà non vuoi fare la guerra, sono quei russi cattivi. La Russia vuole mangiarci vivi, la Russia è pazza di potere, vuole portarci via le automobili dai garage, vuole impadronirsi di Chicago. Vuole le nostre fabbriche di automobili in Siberia. Così non va. Insegnerà gli indiani a leggere. Ha bisogno dei nostri grossi negri. Ci farà lavorare 16 ore al giorno. Aiuto! America, è una cosa seria. America, è giusto? È meglio che mi metta subito al lavoro. È vero, io non voglio andare sotto le armi o girare i torni in sezioni specializzate di fabbriche. Comunque sono miope e psicopatico. America, ora mi rimbocco queste maniche pederaste. America è un paese grande, paese strano. E in questo paese così grande che certe volte sembra quasi
infinito, riappaiono miracolosamente le strade, proprio quelle dove passavano la gente povera durante la depressione. E dove portano oggi tutte queste strade? Boh, chissà. Però dicono che non è importante sapere dove stai andando, dicono che la cosa veramente importante è cominciare il viaggio. L'America diventa un reticolo, diventa una carta geografica mentale dove ci si può perdere, diventa anche una carta geografica reale dove ci si può perdere. Una riflessione che non c'entra niente. Questo concetto di perdersi, noi non siamo più in grado di perderci, non è possibile perderci. Cioè, ci siamo allineati, ci siamo fatti allineare in modo che noi non possiamo più perderci e loro non possono più perderci. Sanno esattamente tutto. Si usa il GPS persino per andare al supermercato dopo 10 anni che è sempre quello? È una follia. Poco fa. A proposito di follia, c'è... C'è un poeta, è un pazzo, geniale però, o forse un genio un po' pazzoide, franco-canadese, educato dai gesuiti, anche a Columbia University, si chiama Jean-Jacques Le Bruy de Kerouac, e lui negli anni 40 troverà questo nuovo modo di scrivere i libri. Si ispira molto a James Joyce e usa questa storia della stream of consciousness, si chiama in inglese, che è una forma di prosa liquida, fluida, senza punteggiature. Lui cambia veramente il modo di scrivere libri negli Stati Uniti, ma anche nel mondo. Sto parlando chiaramente di Jack Kerouac e il suo libro On the Road, sulla strada. E Julien è proprio un Cristo. Venivo giù per la strada con Larry O'Hara, amico mio da tempo, e Beoni da sempre, inseparabile compagno a San Francisco, di tutte le lunghe, nervose, pazze volte che mi sono ubriacato, anzi, che ho scroccato sbronze agli amici con così geniale metodicità che nessuno perdeva più tempo a constatare o a dire che io mi stavo facendo giovanotto abitudini tanto scocconesche, e certo se ne accorgevano, ma mi godevano bene. E come diceva Sam, tutti vengono da te come vanno da benzinaro, è una specie di distributore che c'hai in corpo, è altra cosa del genere. Vecchio Larry O'Hara, sempre bravo con me, nato irlandese, di San Francisco, c'è un negozio
E nella sua libreria c'è una retrobottega degno di Balzac. Andarono là a fumare tè, a parlare dei vecchi tempi, del grande Count Basie, dei tempi del divino Chuck Berry. E anche con lui? Lei c'era stata. Dopo, così come ci stava con tutti, perché sapeva che sono nervoso, è tutto a tratti contorto, niente affatto, un'anima di un pezzo. E finora neanche un po' del mio grande dolore è venuto fuori. Oh, pazienti angeli, sorreggetemi. Non la guardo neanche la pagina, guardo la tetragine del mio tetromuro e lo show di Sarah Vaughan e Jerry Mulligan sulla scrivania radiofone. Ma cambiamo discorso. Stavano a sedere sul parafango di una macchina davanti al bar Maschera Nera in Montgomery Street. Julian Alexander, il Cristo, giovane, sottile, barbuto, tranquillo, un originale diresti voi, e Adams invece dice angelo dell'Apocalisse e santo dei sotterranei e ora vivo, stella, oh sì. E insieme c'era anche lei, con un viso la prima volta che l'avevo visto nel bar di Dante dietro l'angolo, ma avevo fatto pensare, per Dio. Devo trovare il sistema per fottermi questo donnino, o forse anche un po' perché era negra. E poi aveva la stessa faccia che aveva Rita Savage, una ragazza compagna di ragazzati di mia sorella, e dalla quale, fra le altre cose dirò che la sognavo a occhi aperti, lei fra le mie gambe in ginocchio sulle mattonelle del cesso, io sul sedile con labbra come le sue speciali fredde, gli zigomi duri, alti, morbidi, all'indiana. È un pazzo, non può che essere un pazzo. Ha scritto tutto il suo romanzo, tutto, su un unico rotolo di carta lungo più di 30 metri. È un'opera della follia, un gesto estetico estremo. E chiaramente nessuno lo voleva pubblicare perché nessuno riusciva a leggerlo. Allora, lui ha messo questo rotolo di carta in un zaino sulle spalle e per 5, 6, 7 anni è andato in giro per il mondo con questo libro, o eventuale libro, sulle spalle in questo zaino. Poi, nel 57, con l'aiuto di Ginsberg, che aveva già pubblicato How, che era già un successo, lo aiutano a pubblicare On the Road, e la critica lo acclama, è un genio, è un nuovo Mark Twain, al posto del grande fiume di Huckleberry Finn, ecco la grande strada che attraversa un continente dove si incontrano tutti quelli che non vogliono mettere radici, le pietre che rotolano senza fermarsi mai, Rolling Stones dove non fai in tempo a crescere il muschio. Ed è la strada per antonomasia, cioè la libertà, come lo vivevamo noi, che attraversa montagna, prateria, contea, stati, città, villaggi, piccoli cittadini, coast to coast, 3.910 km. Sto parlando chiaramente della nostra immagine, della memoria collettiva. US Highway 66, meglio conosciuto come Route 66. If you ever plan to travel west, just go mountain to highway, that's the best. Get your tickets on Route 66. Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. When it runs from the north, Jackson, Missouri, Oklahoma City, and it's all the way. Amarillo, Gallup, New Mexico, Palmer, Arizona, don't forget the moment, Bosnia, Kingston, San Pedro, Tito, if you get a to a door and trip, you can say
con misure, Oklahoma City is a Seattle, Rio, Tallahassee, New Mexico. Talk to Madison, don't get me done. Houston, Parkman, San Antonio, Houston, Houston. Get hit for good time and trip. Ma non c'è solamente una strada che solta il paese, ci sono infinite strade, basta saperle trovare. Ci sono le strade della poesia, dell'immaginazione, le strade della mente, del mondo psichico, le strade della rivolta, dell'insurrezione, le strade dell'idilio, del desiderio. E sono tutte strade immaginarie, ma sono spesso volentieri più reali di quelle terre. E sono le strade di tutti i beatniks, di Kerouac, Ginsberg, Burroughs, tutti quei scrittori che hanno voluto guardare quello che nessuno guardava, che hanno voluto sperimentare tutto ciò che era proibito, che hanno voluto cercare quello che non si trovava. E quando si trova l'impossibile, dal cuore, da dentro, dalla pancia, dal budene, nasce un grido, nasce un urlo, nasce... Ah! Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte dalle pazzie, affamate, nude, isteriche, trascinarsi strade da negri all'alba alla ricerca di droga rabbiosa. Ed è l'urlo di Allen Ginsberg. E dentro la passione, i dolori, dentro queste distorsioni c'è anche la voce di sua madre, Naomi, psicotica, schizofrenica, che ha fatto crescere Alan, da quando era così, mano in mano, con la sua pazzia quotidiana. Lui l'accompagnava dappertutto, l'accompagnava in giro per la casa, in giro per il paese, poi crescendo hanno portato su Greyhound bus nello stato di New York alla ricerca di una clinica, di un ospedale, di un istituto che poteva in qualche modo aiutarla, ma allora non esistevano ancora i psichiatri, non c'erano i psicofarmaci, allora esisteva solamente l'elettroshock. E lui continua a stare mano in mano con sua mamma, ha paura di lasciarla, poi va a scuola, ma ha paura di lasciarla, ricorre a casa per vedere che lei sta bene, e peggiora sempre di più. Un giorno, lui già abbastanza grande, fanno una riunione di famiglia, suo padre, Louis, insegnante alla scuola superiore, poeta anche lui, il fratello più grande, l'unico fratello più grande di Alan, che si chiama Eugene, e decidono che, come la mamma sta sempre peggio, deve essere operato. Naomi viene lobotomizzata e lei per Alan è quasi come se l'avessero ucciso, è un assassino. Da quel giorno non aprirà mai più bocca. Passerà tutta la sua vita seduto su una sedia a guardare fuori la finestra o d'estate gli alberi, non si sa. Allora ha fatto varissimi tentativi di parlare con lei, di comunicare, ma non è stato più possibile. Lui, disperato, ha cominciato a tirarsi indietro per salvaguardarsi anche la sua testa.
Poi il padre di Ginsberg muore, il fratello più grande muore, e un giorno muore anche Naomi. Nella religione ebraica, la Torah dice che quando muore una persona bisogna recitare la preghiera che si chiama Kaddish. Dice anche che per recitarla però bisogna che ci siano 10 uomini presenti. Al funerale di Naomi c'era la direttrice dell'istituto, l'assistente, un'infermiera e basta. Alan non c'era, non sapeva, non poteva, non voleva, non si sa. Si sa solamente che 2 anni dopo, una sera, una notte, a Manhattan è salito su un appartamento con un amico e per 2 giorni non ha fatto altro che recitare il Kaddish. Non stop, una specie di Yom Kippur personale, un giorno del pentimento in continuo per cercare di in qualche modo pagare per queste, mi mancava questa cosa. Da quella cosa nascerà una delle più grandi poesie del XX secolo, che è proprio Kaddish. Però ancora prima Ginsberg aveva la capacità di entrare dentro, dietro le persone, di capire la fragilità e anche la forza degli esseri umani. Io ero andato a parlare rapidamente con Nando Pivano, che aveva tradotto tutte le cose di Ginsberg, e lei aveva tradotto Howl, l'urlo. E le avevo chiesto come mai nella traduzione delle note, che sono una cosa molto breve, dice, ha usato la parola santo, che non era la traduzione giusta. E lei ha detto, stiamo parlando del 58-59, in Italia in quel momento lì nessun editore, ma neanche nessuno mi avrebbe mai permesso di usare la parola sacro. Sacro. Il mondo è sacro, l'anima è sacra, la pelle è sacra, il naso è sacro, la lingua, il cazzo e la mano, il buco del culo sono sacri, tutto è sacro, tutti sono sacri, dappertutto è sacro. Tutti i giorni sono nell'eternità, ognuno è un angelo, il pezzente è sacro come il serafino, il pazzo è sacro come tu, mia anima, sei sacra, la macchina da scrivere è sacra, la poesia è sacra, la voce è sacra, gli ascoltatori sono sacri, l'estasi è sacra, sacro Peter, sacro Allen, sacro Solomon, sacro Lucien, sacro Kerouac, sacro Wunke, sacro Burroughs, sacro Cassidy, sacri gli sconosciuti, mendicanti, sodomiti e sofferenti. Sacri gli orrendi angeli umani. Sacra mia madre nel manicomio. Sacri i cazzi dei nonni del Kansas. Sacri il sassofono gemente. Sacra l'apocalisse del pop. Sacri gli hipsters di jazz e marijuana, pace e streppa i tamburi. Sacre le solitudini dei grattacieli delle strade. Sacre le caffetterie piene di milioni, sacri misteriosi fiumi di lacrime sotto le strade, sacri il juggernaut senza compagni, sacri il vasto agnello della borghesia, sacri i pazzi pastori della ribellione, chi capisce Los Angeles è Los Angeles, sacro New York, sacra San Francisco, sacra Peoria e Seattle, sacra Parigi, sacra Tangeri, sacro Mosca, sacro Istanbul, sacro tempo nell'eternità, sacra eternità nel tempo, sacri gli orologi nello spazio, sacra la quarta dimensione, sacra la quinta internazionale, sacro l'angelo in Moloch, sacro il mare, sacro il deserto, sacra la ferrovia, sacra la locomotiva, sacra le visioni, sacre le allucinazioni, sacri miracoli,
sacra la pupilla, sacro l'abisso, sacro perdono, pietà, carità, fede, santi, nostri, corpi, sofferenza, magnanimità, sacra la soprannaturale, ultrabrillante, intelligente, gentilezza dell'animo. Oppure c'è la visione, la percezione distorta e perciò illuminante di William Burroughs. William Burroughs, dove l'apparente oscenità è l'essenza della vita, è tutto ripugnante ma viva, è tutto viva e ripugnante. Norman Mailer, il grande scrittore americano, uno dei guru della letteratura di quegli anni, quello che aveva scritto Il nudo e il morto, The Naked and the Dead, dopo aver letto Pasto nudo di William Burroughs, disse: è l'unico scrittore vivente a cui si possa plausibilmente attribuire la parola genio. William Burroughs forse non si è neanche accorto di questa cosa, perché lui si definiva drogato, omosessuale e pecora nera di una buona famiglia. Drogato era drogato. Ha passato 15 anni provando tutte le droghe esistenti al mondo. Quello che si poteva iniettare, quello che si poteva sniffare, quello che si poteva prendere come pastiglia, che si poteva bere, qualunque cosa, ma non per farsi, cioè per capire fin dove la mente umana era capace di arrivare, proiettarsi e aprirsi su cose nuove. Omosessuale, sì, ma si è sposato. Due volte addirittura. La prima con una contessa russa per salvarlo dalle truppe naziste durante gli anni 40. E la seconda volta si è sposato con un'amica a San Francisco, che si chiama June, e decidono di andare a Città del Messico per la loro luna di miele. Anche perché lui ancora non aveva provato la mescalina, dice: ok, così facciamo la luna di miele, proviamo la mescalina, abbiamo degli amici. Arriva una Città del Messico dove c'è questa specie di ranch, villa, non so, e fanno una festa, un luna di miele, una festa per questa luna di miele che dura 3 o 4 giorni. In Messico dura tutto un po' di più. E si trovano lì con decine, forse centinaia di amici, tutte le sere, tutti pliacchi. E poi una sera, la terza sera, uno delle... dice: perché non giochiamo a Guglielmo Tell? E William Burroughs dice: idea geniale. Chiama la moglie, dice: allora mettiti questa mela sopra la testa, e la pianta contro il muro. Non c'era né la balestra né l'arco, c'era solo una vecchia pistola messicana arrugginita. E lei si mette davanti a lei. Io ero pessimo, quindi la mela è rimasta assolutamente intatta. La moglie no. Molto secca, subito. E non si sa bene come, ma è scappato via, ma non hanno mica peccato. Perché si sa di lui 2 o 3 mesi dopo che era a Tangeri, che stava scrivendo ancora, provando tutte le droghe, e mandava tutti questi fogli a Kerouac e a Ginsberg a New York, e anche a Neil Cassidy, che poi parleremo di Neil dopo, e loro leggono tutte queste cose che mi sta scrivendo, dicono, certamente dicono: bisogna che andiamo giù a trovare Old Bull Lee, perché nei libri sia di Kerouac sia di Ginsberg William Burroughs era Old Bull Lee, ed era il vero padre spirituale del Beat Generation. Avevano un immenso affetto e stima per questo uomo, però è difficile. Queste note che loro hanno cominciato a mettere in posto sono state la base poi per Pasto nudo. È difficile però parlare, è molto meglio che io vi leggo qualche cosa. Chi ha
gli orecchi debole, forse non dovrebbe ascoltare. Bambini, bambini, qualcuno mette di un iPod nelle orecchie, insomma. La botta l'hai scattata alle 12.02. Alle 12.30 il dottore è uscito a mangiare le ostriche, tornato alle 14 ha dato all'impiccato una pacca gioviale sulla schiena. Ma come? Ma non sei ancora morto? Dovrò tirarti per una gamba? Ah, non posso mica lasciarti soffocare di questo passo. Rischio un cicchetto da presidente. Che disgrazia poi se il caro dei morti ti porta via ancora vivo. Mi cadrebbero le palle dalla vergogna e dire che ho imparato il mestiere da uno pratico. Uno, due, tre, tira! L'aliante cade, silenzioso come un'erezione, silenzioso come un vetro unto rotto da un giovane ladruncolo con mani da vecchia e gli occhi cancellati di un tossico. In un'esplosione senza rumore penetra la casa in rovina, passa sulle schegge unte, un orologio ticchietta forte in cucina. L'aria calda le arruffa i capelli, la testa le si disintegra sotto i panettoni d'anatra. Il vecchio tira fuori una cartuccia rossa e fa una piroetta attorno alla doppietta. Ah, gente, non è niente per la miseria. Pesci in un barile, soldi in banca. Ragazzo facile da rimorchiare. È passato un bel tiro lubrificato a quel cervello d'oca e lui è crollato in posizione a scena. E ragazzo, mi senti? Sono stato giovane anch'io, sai, e come te sentivo il canto della sirena, del fa soldi e delle donne del culo stretto di un ragazzino. E per la miseria non fammi incazzare, altrimenti ti racconto una storia che te lo farà grizzare e smaniare per la giovane figa rosea e per l'acceo e bel motivetto palpitante ricoperto di muco bruno del culo di un ragazzino che ti suonerà l'uccello come un registratore. E li possiamo immaginare tutti, tutti loro oggi. Un drappello di eroi, di profeti, di poeti, zingari intellettuali, puri, puri come la luce, illuminati e illuminante, fulminati e fulminante, al corpo o alla figura corpulente, diciamo, di Allen Ginsberg si affianca il cantore della strada, Jack Kerouac, ed è gente in cammino. Cammina Gregory Corso, figlio di prima generazione italiana, padre ubriaco, drogato, la madre poco meglio. Lui sarà cresciuto tra orfanotrofi e alberghi di ultimi ordini. A 17 anni finisce dentro una prigione che si chiama Clinton, vicino alla frontiera con il Canada, per aver programmato una rapina. 17 anni. E gli salverà la vita, gli cambierà la vita, perché lui viene messo a lavorare dentro la biblioteca della prigione e si innamora follemente della letteratura. Quando esce dopo qualche anno incontra Ginsberg e Kerouac un club a Greenwich Village che si chiama Pony Stable Club, e Ginsberg si innamora a vista di Gregory Corso, però Gregory Corso era straight, quindi non poteva fare, però lo spingono a studiare, a portare avanti questo amore che aveva per la letteratura, e finirà insegnando anche alla Sorbonne a Parigi come vice bibliotecario della biblioteca di Yale. Lui ha scritto una poesia molto importante per la Beat Generation che si chiama The Bomb. Oh bomba, ti amo, voglio baciare il tuo sferraglio, mangiare il tuo boom, sei un piano, un acme di urla, un cappello lirico di Messer Tuono, boom boom,
pum 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 voi cieli e pum pum voi lune, voi stelle, pum notti voi pum, voi giorni voi pum 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 voi venti, voi nubi, voi piogge. Sì, sì, in mezzo a noi una bomba cadrà, fiori salteranno di gioia con radici dolenti. Cammina Lawrence Ferlinghetti, poeta bravo, pittore mediocre, editore geniale. Lui pubblica la poesia di Ginsberg e lui scapperà dalle sue prigioni dove viene imprigionato per pornografia. Lui ha fatto l'oscenità, ha pubblicato le poesie di Ginsberg. E anche qui è di nuovo un problema della libertà di pensiero, libertà di parola e libertà di espressione. How fu pubblicato in origine in Francia, dell'Olympia Press. L'Olympia Press, che era famosa perché pubblicava, era politicamente scorretto, fantastico però, perché pubblicava L'amante di Lady Chatterley, Il Tropico di Cancro, Il Tropico di Capricorno, di Henry Miller. Quindi era un grande onore di essere pubblicato da Olympia. Poi, certamente gli americani se ne accorgono, o i guardie costiere, o le dogane, insomma, e vietano l'importazione, guarda caso, del How di Allen Ginsberg, perché è considerato scemo. Dice, Ferlinghetti ha pubblicato How, è successo il fine mondo, non doveva succedere, perché ha messo in moto, ha messo in piedi, ha messo a camminare il primo emendamento. La Corte Suprema degli Stati Uniti decide che How è un'opera di rilevanza letteraria e sociale e che tutti gli americani devono avere la possibilità di leggerla e ordinano che venga emessa in tutte le biblioteche nazionali del paese. Grande Corte Suprema. Cammina anche William Burroughs, con le sue strane percezioni, le sue coraggiose pensieri sul mondo. If you go to North Country Fair and the wind will carry on the borderline, render me to a she was worse and she grew true love with man. If the gun was so fresh stone, remember me to one who lived in to keep her from the howling, howling in me. If you go to the headlong, if the wolves and frogs up down her breast, we see for me if her hair has long on. That's the way I remember her. I remember her, her death. Where
life. Remember me to one who lived with me. She was rough and true, a true love of mine. E questi scrittori sono una gruppo di anime affini, cresciute nell'America della povera, attraversando la grande depressione, il mio Dio, gli anni della guerra e il ritorno deludente della pace. Johnny Cash, nato nel 1932, vicino a Nashville, Tennessee, cresciuto su un pezzo di terra regalato ai suoi genitori da President Roosevelt, il New Deal, e loro fanno crescere un po' di cotone. E Johnny, già all'età di 5-6 anni, lì, che raccoglie cotone insieme ai disadattati, ai poveri. Raccogliere cotone, picking cotton, si dice, è una delle cose più terribili al mondo, perché spacca le mani, spacca la schiena e spacca la testa. Infatti hanno importato decine di migliaia di schiavi dall'Africa per fare proprio quel lavoro lì. Lui impara tutto quello che le cose peggiori, insomma. A 18 anni, nel 50, va in America, in Germania, come aeronautica, e fa 4 anni, compone chitarra, comincia a strimpellare la chitarra, a scrivere delle cose. 54 ritorna a Nashville, che ha scritto delle canzoni, li fa sentire un certo signor Sam Phillips, che aveva aperto una casa discografica che si chiamava Sun Records. Questo signor Phillips deve essere stato uno molto in gamba, perché 2-3 anni dopo poi ha preso Jerry Lee Lewis e contemporaneamente anche Elvis Presley. Fa un disco con Johnny Cash e il disco improvvisamente ha successo. Se vedete che Johnny non ha, questo non ha i radici, le basi psicologiche per reggere tutto questo successo, comincia a bere, prendere pastiglie, a farsi di qualunque cosa, e poi incontra però una donna, June Carter, che è un cantante country che sta diventando molto famosa, e si innamora follemente. Lei gli dice: senti mio ragazzo, con te no, io figli con uno come te te la scordi, non ne voglio sapere, ciao. E Cash va in un spiraglio, va giù, si distrugge. Poi però a un certo momento comincia a riprendersi, comincia a bere meno, a impasticarsi di meno, comincia a suonare di più, scrivere più canzoni, comincia a lavorare nei fiere, nei rodei, in tutte le feste dove può fa un concerto famosissimo in un prigione che si chiama Folsom Prison, e l'uomo in black diventa famoso per questo. Si innamora di June Carter e lei canterà e scriverà questa canzone di lui. Love is a burning thing that makes a fiery ring. I was born with wild desire. Oh, my Lord, things went higher. I'll wind down in a burning ring of fire. Go round, 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 till the flames went higher. The ring of fire.
shadow. Oh my Lord, the wind will fire. I'll wait down the bird will fire. I went round, round, round to the big red fire. And camminerà sempre con loro. Anche Neil Cassidy, figura strana, ispiratore, spirito guida, maestro ineffabile, mente anomalo di tutti i beatniks. Lui era in verità un ladro di automobili, però è l'eroe e Cody Pomeroy o Dean Moriarty in tutti i libri di Kerouac, nelle poesie di Ginsberg e L.C. Neil Cassidy, o l'eroe di questa poesia. Cioè, lui è un uomo che chiaramente aveva un carisma, un fascino assolutamente fuori dal normale. Ed è stato lui molto amico dei Grateful Dead, molto amico di Timothy Leary, il professore che ha, della San Francisco, che ha aperto la, diciamo, the drug culture, del movimento hippie, della LSD, e lui in qualche modo ha traghettato il Beat Generation verso San Francisco, verso, verso gli anni 60 e il drug culture. Le ultime notizie che si ha di Cassidy, che poi è stato citato in decine e decine e decine di libri, era in Messico anche lui, era nel 1967, era invitato a una festa a San Miguel de Allende. Cioè, le feste di 4-5 giorni. Allora tutti lì che si divertono, dopo due giorni qualcuno nota che Neil non c'è più. Ma dove sarà Neil? Passano tre giorni e lo trovano su un binario ferroviario in disuso a 110 km da San Miguel de Allende. E ha camminato. E mi piace pensare però che cammino ancora con loro. Camminano tutti verso la loro meta, dove forse questa volta si potrà trovare una pace vera, un desiderio collettivo e autentico di amore, una ridistribuzione di intelligenza e di consapevolezza. Ecco, una nuova America. Sì, forse questa volta c'è un pensiero condiviso che questa volta da quella piazza lì si potrà davvero cominciare a cambiare tutto, cominciare a cambiare il mondo. Sembrava l'inizio di un nuovo giorno. Andavano tutti lì, i beatniks, i democratici, le donne, gli uomini. Camminavano tutti lì, arrivavano tutti lì, dove strade assolate, c'era aria di festa, aria di popolo, bianchi, neri, gialli. C'era. We the people, come sta scritto nei testi sacri per la nascita di una nazione. E John Kennedy avrebbe detto,
Non chiedere al tuo paese cosa può fare per te, ma tu piuttosto cosa puoi fare per il tuo paese. E lì c'era un ragazzino, un ragazzino con in mano la chitarra, dice, ma io non... io so solamente suonare e cantare. E dice, allora devi andare su a cantare. E lo spingono su questo palcoscenico davanti a 300.000 persone. E lui lo spingono su e lui si alza e improvvisamente comincia a camminare verso il microfono. E aveva la faccia da bimbo, biondino. E tutta la gente lo guarda, totalmente sconosciuto, dice, ma chi sarà mai questo? Ma quando ha cominciato a cantare, tutti quanti hanno capito con stupore perfetto che nessuno aveva mai cantato come lui. How many roads must a man walk down before you can call him a man? And how many seas must the white dove sail before he can sleep in the sand? And how many times must candles fry before they forget the band? The answer, my friend, blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Fa chiamare Bob e scrive cose semplici, ma tante parole che rispondono cristalline nel cuore, nella mente della gente radunata lì. Qualcuno dice, ma sì, ma sembra il fondo male, storia. Contenuto di un alieno sceso giù dall'altro pianeta a far ascoltare la sua voce quel giorno lì, in quella nuova America, e non aspettavano altro che uno come lui. E gli americani sono strani, capaci di grande crudeltà, ma capaci di grandi sogni. E hanno riconosciuto qualcuno, l'hanno, si sono sincronizzati, l'hanno fatto proprio. Johnny Cash, King of Country Music, dice, oh, io, quello lì, quel Bob Dylan lo voglio conoscere. E gli regala la sua chitarra. E uno dice, ma perché? Cosa? È un gesto di amicizia, è un gesto di complicità ed è il segnale che hai incontrato una comunità di gente che pensa alle cose come ti pensi tu e che nel futuro ti canterà come non sono mai stato cantato. Ti canterà insieme a te dando un grande, grande valore al futuro. Must the man look up before he can see the sky? And how many years must one man have before he can hear the people cry? And how many days will it take until he knows that too many people have died? The answer, my friend, blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ed è la riconoscimento anche che oltre le stesse speranze ci sono in ballo le stesse paure. E romani, quando eravamo tutti pieni di grandi speranze, anche di grandi paure. L'attesa della rivoluzione, l'angoscia della guerra, black and white together, Martin Luther King, la lotta alla segregazione razziale e sullo sfondo l'incubo di Cuba, la bomba, la catastrofe atomica che era stata interiorizzata dagli americani perché l'avevano usata a Hiroshima e Nagasaki. E da quel momento anche la musica diventa politica. Bob Dylan si scrive canzoni, ma recita poesia, recita profezia. E dopo di lui
le parole della musica cambieranno, non si potrà mai più cantare Shiloh, a cuore leggero. Bisognerà, perché la gente ascolta, la gente segue quel messaggio, la gente è capace di andare anche fino alla disperazione insieme a chi sta cantando. Quel giorno lì, agosto, 28 agosto 1963, sotto il Lincoln Memorial, c'era sul palcoscenico una serie di persone che rappresentavano davvero la nuova America. E stranamente c'era anche c'era il lato oscuro del mondo, c'era la parte tragica della politica. Agosto, fino a agosto 63, settembre, ottobre, novembre, viene assassinato John Kennedy. Passa qualche anno, viene assassinato Robert Kennedy. Due mesi prima di Robert Kennedy viene assassinato anche Martin Luther King, che aveva detto "I have a dream". Ma sapeva benissimo che bastava una parola qualunque per spezzare tutti i sogni. E noi siamo lì, cerchiamo di metterli insieme, se no i sogni li facciamo ricominciare, perché se no non sarebbero sogni. E tutti stavano seguendo, cambiando delle cose. Bob Dylan viene invitato, per esempio, a subito dopo la cosa di Martin Luther King, viene invitato a cantare a Newport, il Festival di Newport, dove andava tutti gli anni, non era una cosa nuova, però si presentò per la prima volta con una chitarra elettrica, perché era passato anche lui, aveva passato molto tempo insieme a Kerouac, insieme a Ginsberg, ascoltando i loro discorsi. Infatti le parole delle sue canzoni erano cambiate. Non era più la semplicità di Blowing in the Wind, era più complessa, un pochino più ermetica forse, ma più complessa. E lui si presenta con la chitarra elettrica e viene contestatissimo da tutti lì. Gridano di tutto, e lui dice: "Ah, io non voglio sapere, io vi faccio sentire una canzone nuova, ascoltate la parola". You can't leave now, take what you need, you think will last. But whatever you want to take, you better grab it fast. He understands you're often with his gun. He's crying like a fire in the sun. Look out now, the saints are coming through. It's all over now, baby blue. All you see, six sailors, they're rolling home. Tutto il pubblico presente fu preso da un'emozione incontrollabile. The carpet too is moving under you. Persino il tappeto sta muovendo sotto di te. E sembrava che tutta l'America si stesse agitando, che ci fosse un fremito di ribellione,
che la società si stesse agitando, muovendosi, c'era un grido di protesta, ma anche di speranza. E la gente si mette a piangere, e pensando alla grande società, pensando ai diritti civili, pensando alla guerra del Vietnam e pensando a quella storia che è stata spezzata a Dallas qualche anno prima, a quell'uomo che quel 28 agosto 63 aveva detto I have a dream, prima di finire ucciso anche lui. Does I have a dream? I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed. All the leaves are brown, the sky was gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe from war if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. I walked into a church, saw a long way, got down on my knees, pretend to pray. You know the preacher told me, he knows I'm gonna say, California dreamer, California dreamer. Quest'ultimo, ora mezzo, abbiamo visto un'America che conosciamo tutti, insomma io mi ricordo che l'America, quando ero piccolo io, l'America era fantastico, aveva la musica più bella, aveva il cinema più bello, aveva il teatro, la parte di Shakespeare diceva, però le commedie musicali più belle, c'erano i cowboys e gli indiani, e gli indiani erano stronzi. Poi abbiamo capito la grande bugia, però. E ci sono stati poi momenti di grande odio, di grande disprezzo per questo paese. Crescendoci si comincia a scegliere. Però se io penso che, se penso a questo paese, devo dire che mi sembra che ci ha regalato tutti noi molte cose. Per esempio, mi sembra incredibile che nel 1967, ecco, mentre
Neil Cassidy stava camminando per 110 km lungo un binario ferroviario così. Jimi Hendrix stava crescendo. I Beatles stavano ascoltando con molta attenzione, come tutti noi, i testi di Dylan, ma anche il fonte, la fonte dei testi. Chi altro? C'eravamo. Nello stesso momento, va bene, sì, certo. Martin Luther King, I Have a Dream. E c'era questa cosa, però, tutte queste persone che hanno detto delle cose, delle parole che sono rimaste impresse, bam, in un modo, cioè, sono quelli, e a 50 anni di distanza sono ancora quelli. C'era una determinazione, una chiarezza di idea. E queste parole, in qualche modo, sono segnate nella nostra memoria, segnate forse la vita. Sotto una montagna di paura e di attenzione c'è nascosto qualche cosa che non ho capito. Se cercarti in ogni sguardo dietro un muro di cartone troverete tanta luce, tanto amore. Il mondo ormai sta cambiando e cambierà di più. Ma non vedete nel cielo quelle macchie di blu e la pioggia che va e ritorna il sereno e la pioggia che va. Quante volte ci hanno detto sorridendo tristemente le speranze dei ragazzi sono fumo, sono stanchi di lottare, non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicino. Ma noi che stiamo correndo, avanzeremo di più, ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro e di blu e la pioggia che va e ritorna il sereno che è la pioggia che va e cammino della vita sarà freddo dei fantasmi del passato. Il denaro del potere sono trappole mortali che per tanto e tanto tempo hanno funzionato. Noi non vogliamo cadere, non possiamo cadere più giù. Quelle macchie di azzurro e di blu e la pioggia che va e ritorna il sereno che è il
Tony! Alessandro Giulio, Daniele Valle, Roberto, e poi Giulio Campolelli, chi si parla Alessandro. Grazie per aver subito la mia vita arrivare qui, grazie davvero. Grazie di cuore. Thank you. Noi non conosciamo l'Africans. Che corpo abbiamo noi? Si può mica fare Big Generation, puoi fare Per amore della musica, non c'entra nulla, hai capito? Possiamo rifare... Di quello che hai sentito, c'è qualcosa che vorresti risentire? Johnny Cash? Blowing the Wind. Blowing? Sì. Blowing in the Wind. Johnny Cash. A me piace molto Johnny Cash. Dai, facciamo Johnny Cash. Facciamo Johnny Cash e poi facciamo buchi, insomma. Si può spegnere queste luci qui che sono poco romantiche. Si può raccontare. Tu capisci che Johnny Cash, davvero, era finito a terra, totalmente a terra, e lui a un certo momento è... Questo giunca, le donne hanno questa capacità di dare forza ai uomini. Bisognerebbe ringraziare tutte le donne. Is a beautiful thing. It makes a fire take. I was born with wild desire. I'm so positive every sequence of the Lord, Lord, with a place with fire. I'll wind down when the bells and ring of fire. I went round, 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 but the flames went high. And the girl goes in the fire. Oh my Lord, the burning fire.
went down to the Green Farm. Going round and round and round, the dreams went high. And the birds, birds, the ring of fire, the ring of fire. Di cuore, buonanotte. Domani a più sacco. Vai. Buonanotte, grazie.